segreto: se imposti tutto il lavoro in monocromatico, risparmi tempo perché puoi correggere gli errori da subito senza perdere tempo con il colore. Andiamo a vedere. Qui sicuramente c'è più scuro, già più scuro, quindi già me lo posso tracciare in questo modo la forma. Qui c'è un puntino e qui è una delle zone più scure. Quindi lo accenno. Ok, e adesso io vado nel pallone, non parlo più. Allora, intanto qui c'è un'altra zona e questa qui già me l'ha imposto un po' più scura perché lo è. Ho questo passaggio col marrone che deve essere molto cauto. Va fatto molto leggero. Anche qui c'è un'altra zona scura. Questo qui mi serve solo per orientarmi praticamente. Questo è troppo, è qua. Quindi ripuliamo un po'. Per cui con questo primo passaggio io mi sto impostando, ecco qua che qui invece c'è una confusione di roba. Con questo primo passaggio non mi piace. Non mi piace, vedi, questo è più così. E questo è più così. Qui ci sono una, due, arriva fino a qui. Qualche linea conviene farla. Questo fa così, qui fa così e così. Ok. Ho segnato un po' quelle linee che sono nella cicatrice del fiore, no? Adesso qua intorno un po' di scuro mi conviene darlo, anche perché comunque poi il colore qui sarà desaturato, quindi il marrone in mezzo al verde ci starà bene. Qui c'è uno stacco. Questo è sbagliato, eh? Nel modello è diverso, però non credo che nessuno, però questo fico d'India è già stato mangiato, ma da un pezzo, quindi le prove sono state nascoste. Cioè, se l'avessi voluto identico lo ricalcavo, ma per un disegno del genere non ha nessun senso ricalcare, perché quello che conta è che risulti credibile. Qui devo pulire la gomma pane, con la gomma pane, questo me l'alleggerisco. E anche qui c'ho un'ombra,
lui, il fico d'India, è più scuro, scuro qua sotto, anche qui è un po', posso dargliene un po'. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.